Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi voglio esplorare uno dei punti che ho toccato nel penultimo video, che riguardava i 5 luoghi comuni per i quali, secondo i quali, Bitcoin non vale nulla. Uno di quelli era: i governi e le banche lo spegneranno. Ho dato in quell'occasione lì un'argomentazione breve e forse un po' superficiale per non dilungarmi troppo nel video, e è uno degli aspetti che ha raccolto maggiori feedback da voi, maggiori feedback soprattutto critici, e questo mi ha invogliato a dedicare un video proprio a questo argomento. Quindi le banche e i governi potrebbero davvero spegnere Bitcoin? Hanno interesse nel farlo? Naturalmente la mia opinione non cambia. In questa sede cercherò di spiegarvela in maniera più approfondita e più dettagliata, con anche una presentazione, una breve presentazione con 5 o 6 slide, non ricordo, che potrete scaricare gratuitamente. Trovate il link in descrizione, e dove cerco appunto di risollevare la discussione su questo tema in maniera per l'appunto un po' più dettagliata, entrando un po' più in profondità. Quindi spero che sia di vostro interesse. Non sarà l'ultimo della serie, perché voglio prendere anche altri spunti sempre dai vostri commenti sul penultimo video e parlare di altri temi che potrebbero mettere a rischio Bitcoin, come ad esempio il computer quantistico, che è stato nominato da alcuni di voi, e cercare appunto di fare una serie incentrata sulla discussione. Partiamo da qui. In questo video, per lasciarvi uno spunto di riflessione, qualcosa da rileggere oppure qualcosa da presentare voi altri a qualcuno, ho deciso di disporre in alcune diapositive il mio pensiero, e anche per renderlo comunque più chiaro e più facilmente spiegabile. Come vi ho accennato poco fa nell'introduzione, il video di oggi è una parte, diciamo, del video che avevo fatto la settimana scorsa, dove ho cercato di criticare i luoghi comuni che cercano di affondare Bitcoin. Uno di questi luoghi comuni riguardava il fatto che i governi lo spegneranno, le banche lo spegneranno, e ho visto che molti di voi si sono aggrappati molto a questo punto, ma facendomi anche notare con dei commenti molto costruttivi alcuni punti che effettivamente vale la pena sottolineare e magari spenderci qualche parola in più rispetto a quanto ho fatto nel video della settimana scorsa. Quindi in questa presentazione lo scopo è proprio quello: andare ad approfondire la tematica governi banche versus Bitcoin, quindi questa lotta tra titani che viene vista un po' così, come potrebbe andare a finire. Quindi è davvero possibile che questi attori, che si sentono particolarmente coinvolti naturalmente dall'ascesa di Bitcoin, perché potrebbe privarli di parte del controllo che hanno attualmente sul mercato finanziario, possono davvero distruggerlo, possono inabissarlo e cancellarlo del tutto, possono fermarne l'avanzata? Oggi ne parliamo. Naturalmente quella che espongo è soltanto la mia opinione, e sono apertissimo nuovamente a critiche, quindi vi invito sempre alla discussione, cosa che mi è piaciuta molto nello scorso video, e quindi lasciatemi qualche commento che lo leggo, vi rispondo, e mi fa molto piacere, mi accresce anche a me, perché ho letto davvero dei commenti molto intelligenti e molto ben fatti. Ho riportato in particolare appunto alcuni dei punti che avete sollevato voi, ovvero il 51% attack, la manipolazione estrema del prezzo fino alla distruzione dell'interesse verso Bitcoin e a renderlo sconveniente per l'investitore, le campagne mediatiche volte comunque alla diffida verso Bitcoin da parte dell'utente medio, e la resa illegale di Bitcoin stesso. Tutto ciò potrebbe fermarlo? Parliamone. Quindi iniziamo dalla prima ipotesi, che è quella che è stata più citata da voi: la resa illegale di Bitcoin. Per rendere illegale qualcosa come Bitcoin, cosa servirebbe? Allora, innanzitutto servirebbe un'azione coordinata multistato, quindi ovviamente non è che si può rendere illegale soltanto in Italia, perché altrimenti chiaramente cosa succede? Succede che il mercato si sposta altrove, e quindi appunto occorrerebbe un'azione coordinata, che è già difficile, come ben saprete, immagino, per le questioni realmente importanti, questioni politiche, monetarie e sociali di un certo livello. E inoltre qua, come vi citavo poco fa, si introduce un fattore concorrenza, perché stiamo parlando di una tecnologia che potrebbe aprire un mercato immenso negli anni che verranno e nelle generazioni che verranno, e di conseguenza rischiare di perdersi questo mercato perché sia stato
stati poco visionari, perché si è preferito renderlo illegale, spaventati dalla tecnologia e dalla novità, potrebbe corrispondere alla perdita effettiva di menti e di capitali. Menti perché lo sviluppo poi si sposta altrove, e capitali perché il mercato si sposta altrove. Guardate ad esempio la fortuna che sta facendo Malta grazie all'essere diventata blockchain friendly e la quantità di capitali che si sono spostati lì proprio per sviluppare dei sistemi di questo tipo. Quindi il fattore concorrenza riguarda proprio questo punto specifico, ovvero supponiamo che gli USA bandiscano Bitcoin, sviluppo e attività si spostano altrove, supponiamo in Svizzera. Il rischio, come vi dicevo, è l'esclusione degli USA dalla fetta di mercato che si sviluppa su questa tecnologia, e inoltre comunque dal punto di vista dell'opinione pubblica perdere credibilità dal come stato innovatore e come stato che favorisce la tecnologia e lo sviluppo, e questa non è una cosa da poco. Quindi se uno stato bandisce, in particolare uno stato potente, altri potrebbero essere incentivati ad accogliere proprio per andare a recuperare quella luce riflessa, cioè quel capitale che si potrebbe spostare, quel mercato che si potrebbe spostare proprio in un altro stato che invece ne favorisce lo sviluppo, e quindi diventare pioniere lui stesso di questa nuova tecnologia, questa nuova finanza, e con il rischio che poi gli altri debbano seguire, perché questa finanza, questa tecnologia si sviluppa al punto tale da diventare comunque migliore su un certo livello di scala, e obbligare quindi gli altri stati a seguire oppure a rimanere esclusi, che solitamente poi seguono con un rientro, un profitto nettamente minore di quello che avrebbero fatto, avrebbero ottenuto muovendosi per primi. Quindi io credo che ci sia un conflitto di interessi notevole, non è così facile come sembra da dire ma Bitcoin mi spaventa, lo rendo illegale. C'è tutto un equilibrio di profitti, di opinione pubblica che spesso viene sottovalutato nel pensare a questo discorso, perché se da un lato magari Bitcoin spaventa, dall'altro potrebbe davvero portare ad un mercato notevole per stati e anche per le banche, anche per le istituzioni finanziarie. Se si sanno innovare andando a creare strumenti finanziari, creare fondi e creare un qualcosa di utile, di concreto, che invoglia allo sviluppo di questa nuova tecnologia anziché ostacolarla, loro stesse possono essere le prime a guadagnarci. E alla fine le banche non è che siano particolarmente visionarie, così come i governi, non è che riescano tanto a guardare nel futuro, la storia ce lo insegna, ma preferiscono il guadagno immediato. E quindi io credo che questa cosa qui, unita al fatto che creerebbe mercati neri il renderlo illegale, perché sappiamo bene con le sostanze stupefacenti, con le armi, con tantissimi altri mercati neri come funziona, si va a perdere in tasse piuttosto che in percentuali e quant'altro, si va ad aumentare la criminalità, e inoltre si perde profitto, che è una delle cose che governi e banche guardano in primis. Quindi io credo che si debba andare oltre, come vi dicevo, il discorso della semplice paura, ma anche pensare a cosa conviene, cioè conviene davvero oppure no. Poi lo riprendiamo un po' alla fine, questo discorso della convenienza. In realtà il discorso della convenienza riguarda poi anche tutti questi altri possibili attacchi, però ora ci concentriamo magari su un discorso un po' più tecnico, perché parliamo del 51% attack, quindi teniamo sempre presente il discorso della convenienza, ovvero conviene inabissare Bitcoin oppure conviene adattarsi e cercare di portarlo avanti. Quello è un substrato che ho voluto introdurre subito alla prima ipotesi, proprio per tenercelo presente anche in questi altri scenari. Comunque, immaginiamoci di no, parliamo dello scenario 2, il 51% attack. Come funziona? Funziona che è necessario avere la maggioranza dell'hash rate della blockchain per creare una propria blockchain parallela, diciamo così, e eseguire un double spending attack, ovvero andare a duplicare, ve lo dico in maniera estremamente semplicistica, duplicare delle coins per spenderle due volte
volte, una sulla propria blockchain e una sulla blockchain vecchia, cioè la reale blockchain Bitcoin. Si crea una copia contraffatta che poi si fa il broadcasting sulla rete Bitcoin, e dato che si ha la maggioranza dell'hash rate, la si fa accettare come blockchain reale. Nel frattempo si è spesi i Bitcoin che si aveva prima. Questo richiede innanzitutto hardware, perché ci vuole un mining rig abnorme per sopraffare la potenza computazionale che la rete attualmente ha, che è veramente alta. Una stima approssimativa di ordine di grandezza di un costo è sui miliardi di dollari per l'hardware. Inoltre occorrerebbe perpetrare un attacco per un periodo prolungato, perché non è che basta fare un attacco di mezz'ora o di un'ora. Comunque, per fare un danno di un certo tipo occorrerebbe attaccare magari addirittura per più di un giorno, e quindi questo comporta un costo non trascurabile anche di energia elettrica. Inoltre c'è da tenere in considerazione anche il fattore organizzativo. Non è facile organizzare un mining rig di quelle dimensioni, e poi parliamo di insomma attori che non è che siano così avvezzi a fare certe cose, alla tecnologia, cioè è un qualcosa di non facile per colui che opera nel settore, quindi immaginiamoci per chi viene da fuori, come può essere, che ne so, una banca, un governo o personaggi simili. Dovrebbero certamente andare a trovare persone molto molto specializzate. È difficile passare inosservati nell'organizzare un mining rig di quella portata. Perché? Perché insomma si fanno produrre una certa quantità di chip, di ASIC, si movimentano certe quantità energetiche, e quindi sarebbe alquanto facile farsi beccare ancora prima dell'inizio dell'attacco. Inoltre, una volta iniziato l'attacco, ce ne si accorge in maniera molto facile, perché si vede uno sbilanciamento dell'hash rate in poco tempo, e di conseguenza diventerebbe insomma discretamente facile andare ad escludere i miner malevoli facendo un fork della blockchain stessa, un fork che magari modifica l'algoritmo di consenso, andando proprio con lo scopo di tagliare fuori quegli attori malevoli lì. Il danno perpetrato sarebbe per l'appunto un double spending, che sì, danneggerebbe sicuramente la reputazione di Bitcoin, però di contro abbiamo già visto anche su Ethereum Classic, su Verge, è già stato fatto su diverse coins, eppure sono ancora lì che stanno meglio di prima. Quindi abbiamo visto che il double spending non è che distrugga completamente una coin, ecco, un progetto, nonostante a volte c'è da farsi qualche domanda, però vabbè, non è lo scopo di questo video. Di contro cosa abbiamo? Abbiamo che innanzitutto c'è un rischio pazzesco di errore, come abbiamo visto, perché c'è da organizzare il mining rig, da organizzare l'attacco in maniera prolungata, da riuscire a mantenere le macchine online, e il rischio di essere forcati fuori. E quindi cosa si rischia? Una figuraccia clamorosa qualora si faccia un errore, che è altamente probabile, oppure qualora non si riesce neanche a iniziare l'attacco, che si è già stati forcati fuori, e la conseguenza è che uno ha speso dei miliardi di dollari per niente, per tentare questo attacco a Bitcoin, e poi vallo a dire che hai speso miliardi di dollari dello Stato per fare questa cosa qua. E inoltre si paleserebbe la paura verso Bitcoin, perché un attacco di questo tipo verrebbe visto dalla community come insomma una dichiarazione vera e propria di guerra, e inoltre dall'opinione pubblica appunto come un vedere che lo Stato se ne vuole liberare, il governo, le banche se ne vogliono liberare, e quindi farebbe accendere delle scintille in più, secondo me. Vi faccio un esempio che non c'entra, ovviamente è una cosa diversa, però in Zimbabwe hanno voluto spegnere internet, hanno per cercare di placare una rivoluzione che era nata, una rivoluzione interna contro il governo appunto, e hanno deciso appunto di coordinare tutti i provider di servizi internet, obbligandoli a fermare i servizi, a spegnerli. Perché? Per evitare che la rivoluzione dilagasse sui social. Cosa hanno ottenuto? L'effetto opposto, ovvero i cittadini di quello stato, dello Zimbabwe, si sono incazzati ancora di più, perché hanno detto che non è possibile fare una cosa del genere, hanno visto che comunque il governo era spaventato, il governo voleva prendere delle misure drastiche, e alla fine la rivoluzione è diventata ancora più forte. Questo ve lo lascio come esempio su cui riflettere. Quindi io credo che il discorso del 51% attack sia quello che è lo scenario meno probabile in assoluto.
Ipotesi numero 3, nonché ultima, mi pare, sì. Campagne mediatiche negative e manipolazione del prezzo. Cosa si intende? Si intende di insomma, divulgare negatività per l'appunto verso Bitcoin, divulgare il fatto che Bitcoin è male, è mercato nero, eccetera, eccetera, allo scopo di disincentivare l'investitore ad avvicinarsi, oppure il commerciante ad utilizzarlo, oppure quant'altro, insomma, per manipolare il prezzo e cercare di azzerarlo. Per manipolare il prezzo si può anche magari utilizzare i grossi capitali per appunto cercare di portare il prezzo il più in basso possibile e quindi allontanare le persone. Sono state già tentate in tutti i modi le campagne mediatiche e Bitcoin se n'è fregato, si è dimostrato resiliente, è sempre rinato più forte di prima. La Cina che lo bandiva, il discorso del mercato nero, il discorso di, adesso non me le ricordo neanche più tutte, ma ce n'era veramente uno ogni mese per cercare di abbatterne l'utilizzo ed il valore. Però Bitcoin è sempre lì, è sempre lì, la rete è sempre più grande, lo sviluppo è sempre maggiore e la diffusione anche, quindi direi che questo non ha nessun tipo di effetto. Inoltre, la manipolazione, il prezzo manipolato non ferma l'adozione, come ho scritto. Perché? Perché se uno vuole investire o fare trading o quant'altro è una cosa, ma se uno lo vuole utilizzare per il proprio e-commerce, per i propri scopi, diciamo, allora non gliene frega niente del prezzo, perché magari lui stesso lo converte, piuttosto che immaginandoci un futuro in cui Bitcoin avrà una propria economia, allora non c'entrerà più neanche il prezzo di conversione. Insomma, sta di fatto che è sempre stato manipolato il prezzo, tuttora è manipolato, però l'adozione progredisce, si vedono saltare fuori degli ATM di Bitcoin a destra e a sinistra come funghi, molte persone lo continuano ad accettare, molte persone portano avanti il suo sviluppo finalizzato proprio a massimizzare l'adozione e a rendere più facile il suo utilizzo. Abbatterne il valore fino a zero non è possibile, fin tanto che c'è qualcuno interessato ad acquistarli e che ci vede valore. Quindi uno può manipolarlo finché vuole, ma se ci sono gruppi di persone che vogliono acquistare, e qui entra in gioco poi il mercato, e quindi capirete meglio di me che dove c'è una tecnologia con potenziale hype si vede il prezzo scendere in una certa maniera, poi le forze d'acquisto si palesano in fretta, e allora il prezzo non arriva a zero. Questo è un mito, il mito del Bitcoin che vale zero, e questo secondo me è assolutamente impossibile. E ora che è stato scoperto e diffuso la tecnologia, il Bitcoin stesso, tutte le sue possibili applicazioni vengono divulgate ormai sempre di più, è impossibile annullarle l'interesse. Perché? Perché ci si è resi conto di che cosa abbiamo davanti, cioè non abbiamo davanti un semplice strumento speculativo, un semplice qualcosa da comprare e rivendere, abbiamo davanti un'infrastruttura, un linguaggio, un protocollo economico che potrebbe porre le basi dell'economia e la finanza delle nuove generazioni che sono sempre più online. Quindi io credo che anche questo scenario sia poco possibile. La domanda a cui voglio ritornare è quella che abbiamo un po' lanciato all'inizio, è questa: ma ne vale la pena? Cioè, mettiamoci nei panni di governi, di banche, di tutti coloro che possono temere Bitcoin, ma vale la pena davvero cercare di ostacolarlo e distruggerlo spendendo risorse, spendendo la propria reputazione con l'opinione pubblica? Oppure vale la pena di più cercare di svilupparlo, cercare di spingerlo e farsi portavoce di una nuova tecnologia? Ho posto qui tre domande inerenti ai tre scenari, ai tre argomenti che abbiamo, di cui abbiamo dibattuto fino a poco fa, che vogliono essere un po' anche provocatorie di riflessione, ovvero: vale la pena esporsi pubblicamente tanto da volerlo attaccare, buttando via miliardi con l'altissima probabilità di fallire, ma non è meglio minare? È molto più profittevole? Infine, in seconda battuta, vale la pena perdersi ciò che potrebbe essere il mercato e la tecnologia del futuro dichiarandolo illegale nel proprio stato e rischiare, aggiungo io, che altri stati poi facciano da pionieri? Non è meglio sostenerlo attirando menti, capitali e sviluppo? Naturalmente la mia opinione è abbastanza sottintesa. Infine, vale la pena impiegare risorse per abbattere il prezzo? Non conviene impiegarle per creare fondi, strumenti finanziari o semplicemente per farci trading se si vuole soltanto guadagnare? Non conviene appunto cercare di
sposare questa nuova tecnologia che già, nella quale già si vede un futuro piuttosto radioso, anziché ostacolarla, e cercare appunto di diventare leader nel settore e nel mercato, e quindi avendo molto più profitto in ultima battuta rispetto che ad ostacolarla, a cercarla di distruggere. Le mie ultime considerazioni sono queste. Cioè, storicamente l'avversione al cambiamento ha portato quasi sempre alla sconfitta e al fallimento, e ho aggiunto storia magistra vitae, quindi impariamo dal passato. Di conseguenza trovo che sia meglio accogliere la nuova tecnologia, favorirne lo sviluppo, incentivarne lo sviluppo in maniera costruttiva, per i motivi che ho detto fino a poco fa. Infine, riguardando magari più specificamente le banche, che sono quelle che si vede sempre come più a rischio, è meglio modificare il proprio business per accogliere la novità. Quindi magari capire che il business che stiamo facendo fino adesso verrà compromesso, quindi meglio modificarlo, cercare di adattarsi alla novità, cercare di fare profitto anche dalla novità, di diventare appunto pionieri della nuova tecnologia implementandola nel proprio business, piuttosto che dire no, quello è il nemico, per non fare la fine della Kodak, che ha detto ma la fotografia digitale non vale niente, non ci sarà mai, e cosa ha fatto? È fallita clamorosamente. Questo anche se prevede un lungo percorso e di restauro completo, quindi un percorso che ovviamente prevede delle fasi. La prima fase può essere erogare servizi, dei servizi finanziari su Bitcoin. La seconda fase può essere se Bitcoin diventerà talmente ingente da non aver più bisogno dei servizi finanziari e da diventare un'economia primaria, allora adattarsi ulteriormente. Però non bisogna rimanere indietro, non bisogna fare quelli che si impettiscono e peccano di orgoglio. Questo come nel caso di finanza e banche, poi alla fine ho messo una virgola ma volevo mettere un punto. Spero che questa riflessione vi sia stata utile e l'abbiate trovata appunto costruttiva e stimolante. Nel caso ditemi la vostra, accetto commenti di qualsiasi tipo, critici, di consenso, insomma ditemi quello che ne pensate e lasciatemi un bel like se avete apprezzato lo sforzo. Ragazzi, spero di sentirvi numerosi, vi faccio un caro saluto e vi auguro una buona serata.